Buongiorno, questa mattina mi sono svegliata con l'idea di preparare la cena. Farina di nocciole, farina, manzena, due uova, burro, zucchero a riso. Questi gli ingredienti, li faccio passare tutti in planetaria, dopodiché metto a raffreddare un pochino il composto sul balcone, viste le temperature. Poi formo dei salsicciotti, simile alla preparazione dei gnocchi praticamente, senza lavorare troppo. Con un tagliapasta o con un coltello formo dei gnocchetti che andrò poi a rotolare nelle mani per creare le palline posizionate sulla teglia. Metto ancora la teglia a raffreddare in frigorifero prima di infornarle, finché la temperatura del forno non abbia raggiunto i 180 gradi. È poi il momento quindi di infornare 12 minuti e i biscotti sono pronti. Li lascio raffreddare, nel mentre taglio a scaglie il cioccolato, lo fondo a bagnomaria e lo utilizzo poi per unire le due parti del bacio di dama. Possibile anche farlo al microonde, ma io preferisco il classico bagnomaria. Due piccole semplici tecniche, o quella di farne una alla volta, oppure, volendo, se ne possono fare anche in serie, giusto il tempo che si raffreddi un pochino il cioccolato, così da non far colare la parte superficiale. È possibile, volendo, anche sostituire il cioccolato fondente. Qualcuno desidera e piace farlo con la Nutella. O perché no, magari una crema al pistacchio o una crema alla nocciola. Diciamo che i classici sono fatti appunto con cioccolato fondente. Il profumo ha invaso tutta la cucina e io sono pronta per insacchettarli e, perché no, assaggiarne qualcuno insieme al caffè oggi a pranzo. Buona giornata e buona festa. Ciao ciao!